Da associazione non riconosciuta a società di mutuo soccorso. Grazie al voto favorevole dei delegati Casagit, riuniti in occasione dell'81esima Assemblea Nazionale, è nata la Società Nazionale di Mutuo Soccorso Casagit Salute. L'Assemblea ha approvato con 70 voti favorevoli e un solo astenuto lo statuto, l'atto pubblico di trasformazione e il regolamento elettorale della nuova società. 45 anni di storia, questa è la storia della Casagit. Per 45 anni ha assistito i giornalisti e i loro familiari, 50.000 persone in tutto, e dopo 45 anni diventa una società nazionale di mutuo soccorso, una mutua. Già da sempre tutti dicevano quella è la mutua dei giornalisti, adesso diventa la mutua di tutti gli italiani che vogliono accedervi. La trasformazione della Casagit in società di mutuo soccorso non cambia le prestazioni che ci sono oggi per tutti i giornalisti, cambia la loro prospettiva, la prospettiva di poterle mantenere a lungo e di avere una stabilità e una solidità nel tempo maggiore, perché aprendoci ad altre popolazioni, ad altri soggetti, ad altri cittadini, riusciremo ad avere una massa critica di iscritti che garantirà questa stabilità nel tempo. E l'apertura reale la realizzeremo effettivamente poi nell'estate, dopo luglio, quando avremo messo a punto i piani sanitari che saranno pronti e disponibili sia per gli accordi di natura collettiva sia per le adesioni individuali. Dal 1 gennaio comunque saremo in grado di stipulare degli accordi di mutualità immediata con altri fondi, con altre casse, con altre mutue che intendano affidare alla Casagit la gestione della loro sanità integrativa.